Ciao, oggi sono tornata con il Write This Journal, ovvero distruggi questo diario, e faremo le prossime 10 pagine partendo da dove abbiamo questa, che era l'ultima della settimana scorsa, e la prima sarà un bersaglio e tira qualcosa e adesso vedremo. Ecco, bersaglio, arma, pronti? Dov'è? Oh, eccolo. Uno è qua. Adesso li mettiamo su. Do. Sempre lì mi capita, accidenti. La pagina dopo sarebbe... Dov'è? Ok. Pressa foglie e altre cose trovate qui. E io ho attaccato... Questo è un... come si chiama? Sottobicchiere in una birreria della mia città. Poi una mimosa, che erano due mimose, anzi erano nei pacchetti miei della mia amica e io ho rubato il suo anche. Poi un petalo blu della rosa di San Valentino, una foglia d'arancio e un ciclamino. E nient'altro, se non sbaglio, sì, basta, anche perché non ce ne stava moltissimo, quindi. Poi graffia usando un oggetto appuntito e non so se quanto qua si possa vedere. Comunque ho tentato di disegnare un viso, faccio l'occhio, il naso e questi sono i capelli. Poi vabbè, comunque vedrete le foto sul blog, quindi magari da lì si vede meglio. Poi pagina dopo, fai dei disegni strofinando la matita su qualcosa. Allora vediamo cosa c'è. Allora, questo è il mio mouse, perché è tutto pieno di brillantini, quindi è uscito quello. Poi qua ho tentato di strofinarlo su del pizzo, solo che non si nota molto. Questo è il mio bicchiere. Poi questo non ricordo in effetti cos'è. Questo invece è il mio specchio, il mio specchio della borsa. Questa è la mia cover del telefono. Questo non ne ho la minima idea, se non sbaglio è un porta caramelle che è in camera. E questo è il lato di un ventaglio. Quindi è stato molto divertente. Più che altro è stato divertente trovare le cose su cui fare quelli così con la matita. Scarabocchia selvaggiamente, violentemente, con sconsiderato abbandono. Ho scarabocchiato abbastanza e anche questo non è molto particolare, quindi ho solo scarabocchiato. Questi sono da fare con voi, e siccome dopo c'è, incolla queste due pagine insieme, prima strapperemo la striscia e poi incolleremo. Quindi. Ok. Va bene. Tipo non si stanno strappando per niente dove avevo tratteggiato, ma dettagli. Guardate che affascinante. Adesso per la pagina dopo incollerò ovviamente solo il pezzo dove non ci sono le strisce, perché altrimenti abbiamo strappato le strisce per niente. Colla. Adesso sono incollate, quindi si vede solo il pezzo di sotto. Poi disegna delle linee mentre sei in movimento. Questo non l'ho ancora fatto perché ero malata e quindi non sono potuta uscire. Appena uscirò però lo farò, quindi quelle vuote in questa sessione ve le farò vedere nel video che verrà, saranno le prime più le altre 10 pagine. Poi riempi questa pagina con cerchi. Questa è stata abbastanza divertente perché ha fatto un sacco di cerchi e quindi è stato divertente. Ed è uscita anche molto carina, a dire il vero. Sembra, questa è la mia pagina preferita per ora. Per ora. Documenta la tua cena spalmandone un po' su questa pagina o usandola come tovagliolo. Anche questo non l'ho ancora fatto e quindi rimedierò la settimana prossima mettendolo insieme agli altri.
Bene, le strisce escono. Stai dentro. Ok. Bene, anche per oggi abbiamo finito con il distruggere questo diario e noi ci vediamo venerdì prossimo o prima, perché probabilmente metterò qualche altro video nel mentre. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, potete trovarmi anche su Facebook, su Instagram e sul mio blog, che saranno tutti nell'info box. Bene, ci vediamo al prossimo video, ciao!